Buongiorno ragazzi e bentornati sul Camper Vintage 90. Oggi voglio fare un lavoretto, vediamo se riesco a fare un armadietto e via dicendo. Adesso vi spiego tutto. Allora, il mestiere che vorrei fare è semplice. Qua in mezzo ai due sedili di guida ci abbiamo dello spazio. Vorrei provare a utilizzarlo, fare una sorta di scarpiera, e vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede. Via con i lavori, proviamo a fare questa scarpiera. Visto che spazio ce n'è, non ce n'è molto, quando c'è in 3 o 4 le scarpe. Sembra porti poco, porti poco. Ecco fatto. Voi direte, no? Cosa serve sto pezzo in più? Quando l'avrò finito, ve lo dirò, ve lo farò vedere, eh? Andiamo con la prima mano di impregnante e poi dopo andiamo verso la fine, aspettiamo che asciuga e andiamo con la seconda se ci vuole. Allora,
La scarpiera sta prendendo forma, verniciato e verniciato, è anche bello asciutto. E adesso gli diamo una bella mano di lucido e vediamo cosa viene fuori. Allora, la scarpiera sta andando avanti, è pronta. Adesso possiamo iniziare a finirla. La sdraiamo a terra e iniziamo a finirla. Mettiamo così, qui si vede meglio, eh. Bene, allora, ho comprato questo, 9 euro, è quell'accessorio che va nell'armadio. E gli vanno dentro tutte le varie cianfrusaglie, in questo caso io lo userò come scarpiera e lo metterò, che è questo, alla fine è questo, adesso ve lo faccio vedere, non so se si vede abbastanza bene, e lo metterò dentro questa struttura. Finita, vi faccio vedere come è venuta. Penso che sia venuta benissimo. Allora, l'ho fatto con dentro, ci ho messo questi 9 euro di roba, se non vado errato, sono quelli che si mettono negli armadi, però va benissimo lo stesso, bisogna inventarsi. Di legno qualcosa avevo già in casa e comunque ho speso 12 euro, e vernice e tutto quanto ce l'avevo già perché quando ho fatto anche il bagnetto mi era avanzata. Adesso andiamo a posizionarla e poi vi faccio vedere il perché questo l'ho tenuto leggermente più lungo. Andiamo a posizionarla sul camper, dai. Allora, l'abbiamo posizionato. Adesso vi faccio vedere il tutto. Lo metto così, così si vede bene. Come vi dicevo, non mi vedete a me ma mi sentite. Come vi dicevo, io avevo questo spazio che era inutilizzabile. Quando si viaggia, questo non è fissato, eh. Questo si toglie e lo metto su in mansarda. Quando sono fermo, diventa scarpiera. Ci devo fare la tendina che ce l'ho, adesso la metto. Adesso vi faccio alcuni esempi di come funziona. Allora, beh, ho preso quello che mi capitava, eh. Giabbatte. Scarpe. E via dicendo così. Ancora giabbatte, tanto per dirvi, eh. Però adesso ci sto mettendo quello che ho trovato in casa momentaneamente. Comunque, e così ci sono altri piani anche sotto. Adesso vi faccio vedere perché ho fatto questo. Quindi mettiamo su questo qui e vi vado a prendere la sorpresa. Ecco a cosa serve lo spazio laterale. Appoggiare i bicchieri, mettere il capo sul caffè,
poi qua metterò la busta dell'umido. Insomma, bellissimo lavoro, siamo a posto, sono veramente contento e felice. Bene ragazzi, per il momento i lavori sul camper sono finiti, è ora di prepararlo perché oggi si parte e noi andiamo a Diano Marina ragazzi, poi quando sarò lì vi farò vedere in Liguria, poi quando sarò lì vi farò vedere il campeggio e tutto quanto. Quindi se vi è piaciuto questo video, come al solito, mettetemi un pollice, iscrivetevi al canale, per voi è gratis, per me è un piacere e commentate, commentate tanto, credo che questa soluzione nei camper sia una soluzione ottimale. Ho sfruttato uno spazio che da fermo può essere utile. Una scarpiera. Ciao ragazzi, poca spesa, tanta resa. Buoni chilometri a tutti e buone ferie, buon mare e montagna. Ciao!